Il sindaco Massimo Grillo interviene sull'ultimo caso di stalking avvenuto a Marsala e che ha visto protagonista una madre e una figlia di 16 anni. Come primo cittadino di Marsala, a nome della comunità, voglio fare sentire tutta la vicinanza alla ragazza vittima di stalking e alla madre coraggiosa che ha denunciato la relazione malata della figlia con un uomo aggressivo. Questa storia colpisce a maggior ragione perché la ragazza ha 16 anni, lui 21, e lui la controllava in ogni senso, l'ha costretta a isolarsi dagli amici, spesso obbligandola a saltare la scuola. La tempestività e il coraggio con cui la madre della ragazza si è rivolta alle forze dell'ordine ha fatto in modo che il tribunale prendesse da subito in carico la situazione, disponendo il braccialetto elettronico per lui, con divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla ragazza e divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo, telefono, mail e social. Anche per la ragazza è stato disposto il braccialetto elettronico in quanto, data la giovane età, è molto probabilmente vittima di plagio. Nessuna forma di oppressione sarà tollerata dalla comunità, dice il sindaco. Il tribunale ha agito con fermezza imponendo misure di restrizione per garantire la sicurezza della giovane. Siamo quindi di fronte a una storia sconvolgente ma positiva dal punto di vista della pronta reazione da parte della comunità e delle istituzioni per prevenire possibili conseguenze più gravi. Insieme possiamo combattere il fenomeno della violenza di genere e proteggere chi è vulnerabile. Marsala dice no alla violenza di genere. Subisci un maltrattamento fisico o psicologico? Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. 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 Chiama o contatta il 1522. Risponderemo noi, operatrici specializzate. Ti daremo aiuto e sostegno, anche indirizzandoti ai centri antiviolenza più vicini. Siamo disponibili anche via app 24 ore su 24. Non sei sola. Non sei sola.